Emilio Lussu, Marcia su Roma e dintorni, pubblicato per la prima volta nei primissimi anni 30 a Parigi, si trovava lì al tempo Lussu e poi successivamente in edizione italiana. Perché proponiamo questo testo, Marcia su Roma e dintorni? Lo proponiamo perché dal nostro punto di vista questo rappresenta uno dei testi chiave, uno dei libri chiave per comprendere come il fascismo in realtà si è diffuso in Italia. Il titolo sembra circoscrivere un arco temporale piuttosto ristretto, Marcia su Roma e dintorni. In realtà Emilio Lussu analizza i fatti che si susseguono a partire dai primissimi anni 20, diciamo dal 21 sino al 1929, data in cui evade da Lipari, territorio nel quale era stato mandato al confino. Si tratta di vicende personali, perché sono fondamentalmente vicende personali, quelle che sono state le sue vicende di questi anni, ma che si intrecciano, questa è la particolarità, la bellezza di questo romanzo, che si intrecciano con vicende storiche e che purtroppo non hanno riguardato soltanto la vita di Lussu, ma hanno riguardato la vita di un'intera nazione e che ricoprono più o meno quest'arco temporale che abbiamo detto. Si incentrano fondamentalmente su quanto accade in Sardegna, anche se non solo, perché Lussu poi tratta anche di altre vicende, ci racconta anche altri fatti che riguardano l'intera penisola. Ma perché è importante ritornare su questi temi? Perché è importante Marcia su Roma e dintorni? Perché è importante capire come il fascismo si sia diffuso dalla prospettiva di Lussu? È importante perché questo può aiutare, diciamo così, a fortificarci contro eventuali revisioni, contro eventuali pensieri alternativi. Che cosa si sa oggi del fascismo e della sua diffusione? In realtà non si sa tanto a livello generale. Sì, si conoscono alcune vicende, le più importanti, le più note, il delitto Matteotti, tanto per dire, però non si conoscono tutte quelle vicende, tutto quel retroscena che porta al governo Mussolini e la sua compagine fascista. Tutto sommato può capitare di sentir dire sì, ma insomma il fascismo non è stato poi questo male assoluto, ha fatto anche delle cose buone. Gli stessi testi, peraltro, testi anche universitari, ci tengono a precisare che il fascismo in realtà non sia stato proprio un totalitarismo perfetto, quantomeno paragonabile a quello stalinista o al nazismo, a Hitler. Ci parlano di un autoritarismo forte, ci parlano di un qualcosa che ha sempre avuto dei freni, tutto sommato, e questi erano rappresentati fondamentalmente dalla Chiesa e dal re. Vedremo in realtà che il re, magari un freno può anche essere lo Stato, ecco, la monarchia in questo senso. Ma se non fosse stato per il re, probabilmente il fascismo il potere neanche lo avrebbe preso. Almeno questa è l'idea di Lussu, quello che Lussu ci dice in Marcia su Roma e dintorni. Ma è stato realmente così? È stato realmente qualcosa tutto sommato, insomma, che può anche essere derubricato come non così grave? Ecco, cosa si conosce? L'assassinio Matteotti, abbiamo detto, dell'onorevole Matteotti, e poco altro, e poco altro. In realtà, come ci testimonia Lussu, il numero di omicidi, il numero di morti è quasi incalcolabile, nel senso che sono state tantissime le persone morte
nel periodo che precede quantomeno la presa del potere del fascismo e anche successivamente, sebbene poi dopo fosse molto più complicato. E infatti uno dei periodi più delicati che deve affrontare Mussolini, come sappiamo, fu proprio quello che segue il delitto Matteotti, perché lì ovviamente l'opinione pubblica reagisce, ecco, ci sarà la secessione dell'Aventino, quindi anche una reazione parlamentare, e quello appunto fu il periodo più delicato sostanzialmente del governo Mussolini, primo periodo, e quindi si capisce che da quel momento in poi non si possono più reiterare quei crimini e quelle violenze che invece erano state fatte e si erano consumate precedentemente, ma ciò non toglie che precedentemente queste violenze si siano consumate. E in questo senso, Marcia su Roma e dintorni è, diciamo, una testimonianza preziosissima. Come sappiamo, Lussu combatté durante la Prima Guerra Mondiale, fu un interventista inizialmente convinto perché vedeva nella Prima Guerra Mondiale come altri videro quasi una sorta di quarta guerra risorgimentale o comunque una guerra di difesa della democrazia contro quelle che erano le minacce della democrazia e della libertà contro quelle che erano le minacce provenienti dagli imperi centrali, diciamo, quindi dall'impero austro-ungarico e dalla Germania. Poi, durante la guerra, si può dire che questa sua idea iniziale mutò, perché vide tutti gli orrori sostanzialmente della guerra e quantomeno sino alla sostituzione del generale Cadorna con Diaz notò veramente una totale indifferenza da parte degli ufficiali, soprattutto nei confronti dei soldati, nei confronti del popolo, perché poi quello era che stava nelle trincee, avanzava, indietreggiava, moriva. E la vita di queste persone spesso veniva sottoposta anche a dei rischi inutili per delle strategie che non tenevano totalmente conto della vita delle persone, come se fossero dei numeri. E Lussu, che era un ufficiale, si ribellò ad un certo punto anche a questi ordini del tutto sconsiderati da macellai che non tenevano minimamente conto della vita delle persone. Quelle persone e quel popolo a cui lui si affezionò, in cui riconobbe anche un certo valore. Chi erano nel suo caso? Beh, erano i componenti, i soldati della Brigata Sassari, del 151esimo reggimento e 152esimo reggimento della Brigata Sassari, che ebbero modo anche di distinguersi, come si sa, durante la Prima Guerra Mondiale, ricevendo delle medaglie al valore. Lo stesso Lussu ne ricevette quattro, due d'argento e due di bronzo, per il coraggio mostrato. Ecco, gli stessi austriaci pare che li temessero, da cui il nome Diavoli Rossi, che tuttora la Brigata Sassari conserva. Durante questo periodo si formano sostanzialmente le idee di Lussu, che poi trovano, diciamo così, un ulteriore humus nel ritorno in Sardegna e, come si sa, poi nella partecipazione alla fondazione di un partito autonomista, che è il Partito Sardo d'Azione, che sorge appunto su una base che è appunto quella degli ex combattenti. Lussu poi racconterà un anno di queste vicende legate alla Prima Guerra Mondiale, l'opera Un anno sull'altipiano, e l'altra opera importante, quella nota, in realtà ce ne sono altre, appunto Marcia su Roma e dintorni. Ma per capire come prese il potere il fascismo, quello che un po' costituisce un filo conduttore di quest'opera, forse bisognerebbe riferirsi ad un'altra opera di Lussu, quella che lui intitola Teoria dell'insurrezione. In quest'opera Lussu dice una cosa: non si sta riferendo al fascismo, si sta riferendo alla tattica militare, alla tattica di guerra. Dice: è inutile portare avanti tanti obiettivi o frazionare quelle risorse che si hanno in modo equo, indirizzandole su tanti obiettivi. Perché il rischio qual è? Il rischio magari è di prendere, sì, di conquistare una trincea, due, tre, di fare qualche passo in avanti, ma di non andare a quello che è l'obiettivo strategico. Così che poi
alla forza avversaria, alla compagine avversaria, basta prendere il nostro, in questo caso, obiettivo strategico e tutte le conquiste precedenti sono state vane, sono state insignificanti. Bisogna concentrare le forze su un obiettivo, mettere lì la maggior parte delle forze, concentrarsi su quell'obiettivo, proprio quell'obiettivo strategico, però quell'obiettivo che se cade, che se si riesce a far cadere poi si può vincere la guerra. Ecco, il fascismo è stato abile in questo, va detto, nel perseguire un obiettivo. Qual era questo obiettivo? Questo obiettivo, se lo si vuole chiamare così, ma si può anche parlare di un atteggiamento, fu quello della perseveranza. Il fascismo perseverò. Quello che si capisce da quest'opera è che in realtà il fascismo inizialmente era costituito da pochissime persone e trovava pochi apprezzamenti nel paese e continuò a trovarne pochi, perché tutti sapevano in realtà chi erano i fascisti. Ma il fascismo ebbe, se possiamo dire, questo merito, tra virgolette, di perseverare. Nonostante il paese sembrava posizionarsi, collocarsi su un pensiero completamente diverso rispetto a quello dei fascisti, nonostante fossero, come dire, osteggiati, alla fine riuscirono ad ottenere il potere. Questo non fu soltanto merito loro, ma fu merito poi di tutta una serie di forze, comprese anche quelle politiche. Di tutto l'apparato statale che, come dice Lussu, in un certo qual modo appoggiarono i fascisti, perché in tutte le loro operazioni, in tutte le loro spedizioni, scorribande, eccetera, potevano contare su un appoggio, era rappresentato, insomma, da tutto, da una buona parte dell'apparato statale che in un certo qual modo li appoggiava. Si sa, anche questo è ben noto, che il fascismo prende il potere sulla base di tanti elementi, una debolezza politica, come si sa, un sistema che non reggeva più, e però anche probabilmente il pensiero certamente errato, che poi questo fascismo tutto sommato si sarebbe anche potuto controllare, usare per mettere ordine, ma poi anche controllarlo, in realtà non erano tanti, erano pochi, ma la previsione fu più errata di questa in realtà. Perché è bene sottolineare questo? Perché è lo stesso Lussu che ce lo dice. Ci parla di tutta una serie di persone che lui conosceva convintamente antifasciste e che dall'oggi al domani divennero fascisti, convinti. Dice, com'è possibile? Questo forse è un carattere italiano, importante anche per questo. La perseveranza. La furia di insistere, 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 come se un po' ci si abituasse o si capisse che il vento tira lì, la storia porterà in quella direzione, alla fine vinceranno, alla fine ce la faranno e allora è meglio stare dalla loro parte. Ecco, Lussu non fece questa scelta ed è molto importante capirlo, è molto importante riflettere su questo. Che alla base delle proprie scelte ci possono essere dei ferrei principi morali e che questi possono anche dire no a ciò che sembra orientato dalla storia. Scrive Lussu: chi ha comandato un battaglione può rimettersi senza sentirsi umiliato a fare l'impiegato d'archivio o lo scrivano a 500 lire al mese? E qui si evidenzia un aspetto interessante. Come si fonda il fascismo? Il fascismo si fonda anch'esso sulla base, tutto sommato, di ex combattenti. Per un ex combattente, per una persona che ha trascorso anni in trincea, dove magari aveva anche dei ruoli importanti, dove comandava, è così semplice, ripresentarsi alla vita normale, riprendere la vita normale. Ecco, questo è uno degli aspetti interessanti. In realtà non è così. Buona parte dei componenti delle squadre fasciste, appunto, era costituita da ex combattenti, da persone che si erano anche distinte per valore, altri meno, come dirà Lussu, e che quindi trovarono sostanzialmente nel fascismo una loro ragione, una nuova ragione d'essere, quasi una prosecuzione della vita precedente trascorsa in guerra. Tanto è vero che, come sappiamo, il nome
della prima formazione, diciamo così, politica, barra potremmo dire militare, costituita da Mussolini, prende il nome appunto di fasci di combattimento. Questi fasci di combattimento si costituiscono a Milano ed è curioso perché se si va a vedere il loro programma, peraltro, oggi che c'è questa insistenza sui programmi, 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 tutti siamo chiamati a, come dire, dare uno sguardo a questa sorta di sconti da supermercato per poi prendere le nostre decisioni poco prima delle elezioni. Se si guarda il programma dei fasci di combattimento è sorprendente, bisogna dire la verità. Progressisti, potremmo dire, di grande avanguardia, potremmo dire, per il periodo, come ad esempio la concessione del voto alle donne e il fatto che le donne potessero costituire elettorato attivo ed elettorato passivo, cioè potessero votare ed essere elette. Poi, come sappiamo, tutto questo divenne un po' carta straccia, no? La donna invece durante il periodo fascista si sa a quale funzione fu relegata, come sfornatrice di figli e angelo del focolare. Ma c'era anche la richiesta di una riduzione dell'orario giornaliero lavorativo, tutta una serie di misure volte a migliorare il sistema assicurativo e pensionistico che già esisteva, però. Insomma, un programma all'avanguardia. Peccato però che quello era il programma, quello fosse il programma, e la realtà si configurò in maniera totalmente diversa. E come si configurò infatti il fascismo inizialmente? Erano degli squadristi, erano delle squadre d'azione di picchiatori, persone che con la compiacenza e al soldo di industriali e di proprietari terrieri, quindi della borghesia industriale e agraria, andavano a picchiare contadini e operai. Sono celebri alcuni fatti, Lussu ne cita altri, ma questo è stato. Bisogna considerare il periodo è quello del biennio rosso, c'era, questo va detto, e molte persone lo temevano. Che cosa? La possibilità, il timore che questo accadesse, ovviamente, che il paese divenisse una sorta di copia, si trasformasse in una sorta di copia di quanto era accaduto in Unione Sovietica. Cioè che attraverso questa serie di scioperi e di proteste che iniziano ad infuocare il paese, si potesse arrivare ad una sorta di rivoluzione e al passaggio verso un sistema sul modello sovietico. Questo era il timore di tanti, il famoso bolscevismo. E quindi il fascismo si pone in contrasto rispetto a questo. Che il pericolo vi fosse, in realtà questo deve essere tutto accertato, pare che questo pericolo non ci fosse, comunque fu una sorta di reazione a questo, ma soprattutto al fatto che chi protestava, forse non protestava tanto perché aveva in mente i soviet, ma protestava per una condizione migliore della propria vita lavorativa. Condizione migliore legata ai salari, peraltro quelle cose che rientravano nel programma dei fasci di combattimento. Lì erano scritte, nella realtà si andava a bastonare. E ci furono degli scontri, ma sono tantissimi gli scontri tra appunto le squadre fasciste e da una parte gli operai, soprattutto i contadini. Scontri, ma era evidente che una parte aggrediva e l'altra doveva difendersi. E anche qui ci può essere, come dire, la tentazione di dire sì, ci furono degli scontri, i bollettini passavano, come dire, questo genere di informazioni, scontri di qui, scontri di là, ma quando uno legge scontri, immagina due parti che, insomma, si scontrano, ma non capisce dove sia la verità, non capisce dove sia la ragione, non capisce dove sia il torto. E va detto che una parte che protestava, magari qua si può discutere sui modi, ma per avere delle condizioni migliori
vita legata al proprio lavoro, al proprio salario, veniva aggredita, bastonata, picchiata, uccisa da altra parte e si pone come reazione al servizio, ripetiamo, della borghesia industriale, quella soprattutto agraria. Ma questo ce lo stiamo inventando noi, no? È Lussu che lo scrive. Lussu racconta di aver ascoltato un comizio di Mussolini prima che prendesse il potere e di essersi introdotto in questa sede dove parlava Mussolini grazie all'aiuto di una persona che aveva combattuto per lui, era uno studente fascista però, che sapeva delle idee di Lussu, sapeva che Lussu fosse antifascista, ma conservava un ricordo, come molti conserveranno di lui, un lieto ricordo appunto dai periodi della guerra. E parla con Lussu, questa persona. Che cosa dice questo studente a Lussu, questo fascista? Abbiamo incendiato, mi diceva, 80 sedi di cooperative. Abbiamo distrutto tutte le sedi del Partito Socialista. Ogni sabato sera grandi spedizioni punitive. Comandiamo noi. E le autorità vi lasciano fare, chiede Lussu. Le autorità? Ma le autorità siamo noi, risponde il ragazzo. Come siete voi? Ma sì, siamo la stessa cosa. Le autorità siamo noi. Erano stanche delle prepotenze e delle bandiere rosse. Non comandavano più. E ancora, a proposito delle devastazioni che sconvolsero l'Italia, il periodo che precede la marcia su Roma, scrive Lussu, devastazione di leghe di cooperative, aggressioni di capi, qua si riferisce a Cremona. E poi ancora, i fascisti si affermarono in tutta la Liguria, a Milano incendiarono la sede del giornale socialista L'Avanti, ma vi furono da ambo le parti morti e feriti, senza contrasti occuparono il palazzo del comune e ne cacciarono l'amministrazione socialista. E a Parma addirittura ci furono le barricate, dice Lussu, ma Parma insorse, improvvisò le barricate per 5 giorni, tenne in scacco la più organizzata massa fascista di tutta Italia. L'onorevole Balbo dovette indietreggiare senza il minimo successo. E Balbo chi era? Era uno dei quadrumviri, no? Che quello che costituiva il famoso quadrumvirato fascista, insieme a De Bono, De Vecchi e Bianchi. Le violenze si susseguirono in tutta Italia, marcarono tutta Italia. Lussu racconta di due fratelli uccisi nella provincia, attuale provincia del sud Sardegna, nella città di Porto Scuso. Chi si ribellava faceva questa fine. Lo stesso Lussu rischia tantissime volte la vita, come diremo più avanti. E nonostante poi le decisioni delle autorità giudiziarie, bisogna dire che il più delle volte conformi al diritto, poi però arrivavano sempre delle decisioni governative che graziavano di volta in volta quelli che si erano macchiati di questi crimini fascisti, sostanzialmente. Si tratta di persone barbaramente uccise. Questo è la verità, non c'è tanto da aggiungere. A queste poi si affiancavano anche dei riti piuttosto inquietanti. Uno di questi viene descritto da Lussu, ci troviamo in quella che allora si chiamava Terra Nova, oggi si chiama Olbia, luogo conosciuto insomma da vacanzieri e non. Si inscenò quello che i fascisti chiamavano il battesimo patriottico. La radunata generale era nella piazza centrale, qui convennero tutti, in prima fila i fascisti locali, ed ebbe subito inizio, con tutte le regole del cerimoniale in uso, il battesimo patriottico. Era questa una cerimonia che i fascisti dell'Italia settentrionale e centrale avevano istituito e praticato da tempo. Nel battesimo l'acqua benedetta era sostituita prevalentemente dall'olio di ricino che il neofita doveva ingoiare per amore o per forza. Molti a Torino, Milano, Firenze e Bologna furono obbligati a berne perfino un litro. Allora il battesimo acquistava un carattere di maggiore santità.
Come l'uomo, secondo la concezione cattolica, con l'acqua consacrata si redime dal peccato originale, così l'antifascista, secondo la religione fascista, con l'olio di ricino si redime dal delitto di antifascismo, cioè di lesa patria. Questo accadeva, è inutile dire, le conseguenze che potevano portare all'assunzione di queste quantità, peraltro, di olio di ricino, nonché l'umiliazione delle persone che, appunto, venivano costrette a berlo davanti a tutti e non solo, a rinnegare le proprie idee e a dire che, come dire, a manifestare tutta la loro devozione nei confronti del Duce. E chi si rifiutava, appunto, rischiava la morte. Questi erano i fatti. Dicevamo di Lusso, lo stesso Lusso rischia la morte tante volte. Qui il fascismo aveva già preso il potere, ci troviamo nel 1926 e a seguito di quello che accade a Bologna, dove pare che un ragazzetto, non un adolescente, poco più di un bambino, Anteo Zamboni, pare che insomma tentò alla vita del Duce. Tentando di spararlo, di ucciderlo, a seguito di queste vicende, poi Zamboni fu ucciso, dai fascisti, letteralmente linciato, fino alla morte. A seguito di questo episodio accaduto a Bologna, c'è un rafforzamento dell'autoritarismo fascista. E quindi ci sono anche delle manifestazioni di piazza a difesa del Duce. Lusso ne fa le spese perché era conosciuto appunto da tutti come antifascista convinto, persona che in tutto in questo periodo, nonostante tante opportunità di entrare all'interno del fascismo, anche con la sua formazione politica, il partito sardo, si rifiutò sempre, mantenne sempre le proprie convinzioni, mantenne sempre fede ai propri ideali. Era conosciuto come antifascista e a seguito di questi fatti di Bologna anche a Cagliari si scatenano le incursioni delle scorribande fasciste al grido di morte a Lusso. Lui viene informato di questo pericolo, si rifugia nella propria casa, si prepara, aveva delle armi a difendersi e la sua casa viene letteralmente assaltata dai fascisti, ne farà le spese un giovane fascista che verrà ucciso da Lusso. Qui, insomma, mors tua vita mea, doveva difendersi, tipico atto, ecco, di legittima difesa. Lusso fu arrestato per questo, ovviamente, rimase tanto tempo in carcere, dopodiché riuscì comunque ad essere giudicato innocente, ma servì a poco perché poi Mussolini e il governo fascista lo mandarono al confino a Lipari. Lì fece un periodo di qualche anno, dopodiché riuscì ad evadere trasferendosi in Francia, a Parigi, ed è proprio in questo periodo, durante questo periodo, che scrive questo testo, Marcia su Roma e dintorni. Abbiamo parlato di marcia su Roma, che cosa fu in realtà questa marcia su Roma? Cosa è stata? È stato il culmine, il suggello di un periodo in cui il fascismo, con la compiacenza, abbiamo detto, di una parte della realtà produttiva, industriale, agraria di questo paese, con la compiacenza di tutto un apparato burocratico, amministrativo, politico, prese piano piano il potere. Nonostante Lusso elenchi tutta una serie di casi, di manifestazioni, sia prima che la presa del potere che dopo, a seguito dell'assassinio dell'onorevole Matteotti, manifestazioni nelle quali le persone reagivano al fascismo. Il problema è che dalla loro parte c'era tutto un sistema oramai. Sono eloquenti anche qui delle parole che verranno rivolte a Lusso. Riconoscerai che oggi, col vento che tira, è più comodo stare al potere che non all'opposizione. Il re poteva
fermare il tutto. Era possibile questo, lui se lo scrive. Semplicemente l'onorevole Facta si è presentato al re per la firma del decreto di stato d'assedio, perché si sapeva benissimo della possibilità appunto di una marcia su Roma. Il re che cosa risponde? È impossibile, io non posso firmare un decreto simile. L'onorevole Facta ha insistito rispettosamente, invano. E addirittura, parole sconcertanti di Vittorio Emanuele III, desidero dirà più tardi il re all'onorevole De Vecchi che gli italiani sappiano che io solo non ho voluto firmare il decreto di stato d'assedio. Erano poche persone, tutto sommato, perseveranti, pertinaci, che continuavano con la violenza a perseguire i propri scopi, ma erano poche. Non avevano, tutto sommato, l'appoggio della popolazione. Per tutta una serie di motivi, per tutta una serie di compiacenze, alla fine riuscirono ad ottenerlo questo potere. Ma erano ancora pochi, perché come sappiamo, quando Mussolini fu dato l'incarico di formare il nuovo governo, siamo nel 1922, il fascismo aveva in Parlamento una compagine di poche persone, erano pochi i deputati. Ma ancora una volta, una certa perseveranza, che qua non si vuole elencare come virtù, perché aveva i favori di tutto un sistema che abbiamo visto, e ancora di più poi quando prese il potere questi favori aumentarono, se li fecero loro stessi, ad esempio con la legge elettorale che di lì a poco verrà partorita. Con tutto questo sistema accadde che piano piano tutte quelle persone che si erano dichiarate antifascista, poiché il vento tirava da quella parte, finirono lì. Da questo punto di vista Montanelli diceva due cose. Con questa considerazione concludiamo il video. Due cose interessanti. La prima è che gli italiani stanno con chi picchia, con i picchiatori, e su questo aveva ragione. L'altra, sulla quale si può discutere, diceva che il fascismo, inizialmente, il primo fascismo, si occupò di un compito e lo fece molto bene, disse. Arrivò Mussolini e, bisogna dire la verità, rimise ordine. Sì. Abbiamo anche visto come, però, con la violenza. Quindi molto discutibile questa valutazione. Dunque, perché è importante l'USU? Perché è importante conoscere Marcia su Roma e dintorni? Perché l'USU è stato, al di là di tutto, un esempio di vita, l'esempio di una persona che ha sempre portato avanti le proprie idee e che le ha difese contro tutto e contro tutti, mettendo a rischio addirittura la sua stessa vita. Ha difeso i propri valori, quello in cui credeva. In questo senso è stato un grandissimo antifascista, uno dei più grandi antifascisti che questo paese ha conosciuto e che quindi si è trovato per difendere i propri valori dall'altra parte, contro la legge, quando reputava la legge totalmente ingiusta, seguendo le ragioni del proprio cuore, e che però dall'altra parte, cioè dalla parte dello Stato, potremmo dire, si era trovato prima come servitore del paese in guerra e che si ritroverà dopo come costituente di questo paese e come senatore. Una vita avventurosa, una vita su diversi combattuta su diversi lati, su diverse sponde e che non ha mai voluto negoziare i propri ideali. In questo senso possiamo dire certamente un esempio di vita.